Pensi di sapere cosa si nasconde nelle profondità oceaniche? Quasi il 95% degli oceani non è ancora stato esplorato, quindi non è difficile lasciar correre la nostra immaginazione. Comunque, grazie a coraggiosi esploratori, telecamere subacquee e straordinari archeologi, siamo a conoscenza di alcune incredibili creature marine che vivono nelle nostre acque, oggi e milioni di anni fa. Dal granchio ragno di 2,7 metri al megalodonte preistorico di 18 metri, ci sono animali acquatici di tutte le forme e dimensioni. Ma concentriamoci sulle creature marine famose per le loro enormi dimensioni. Riesci a indovinare qual è la specie vivente di balena più grande? No, non è l'orca, ma è una buona risposta. L'orca è una balena dentata che può crescere da 7 a 9,8 metri, quindi poco più piccola di un autobus. E il narvalo? No, nemmeno i narvali sono i più grandi. Questi unicorni del mare vivono principalmente nelle acque artiche e crescono solo da 4 a 6 metri di lunghezza, inclusa la loro zanna di 2,7 metri. Stanco di indovinare? Ok, mi arrendo. La balena più grande che esiste ancora oggi è la balenottera azzurra. Con le sue dimensioni sbalorditive da 25 a 32 metri, la balenottera azzurra non è solo la balena più grande che conosciamo, ma è attualmente l'animale più grande che sia mai vissuto sulla Terra. Sul serio! Questi animali sono più grandi dei T-Rex e persino dei megalodonti preistorici. Se dovessi mettere una balenottera azzurra vicino a un autobus, penseresti che potrebbe ingoiarlo. Pensaci! Secondo il National Geographic, la lingua di una balenottera azzurra può arrivare a pesare come un elefante e il suo cuore può pesare quanto una macchina. Sembra impossibile, eh? Non c'è da meravigliarsi se questi giganti hanno bisogno di mangiare circa 4 tonnellate di krill ogni giorno. Anche se oggi non ci sono molti animali che possono competere con le proporzioni epiche della balenottera azzurra, c'è una specie completamente diversa che è un buon contendente e non è proprio quello che ti aspetteresti. È una medusa. No, non sto parlando delle medusine che arrivano a riva e ti rovinano una giornata perfetta al mare. Mi riferisco alla medusa criniera di leone, la medusa più grande in circolazione. Questo invertebrato può crescere fino a 36,6 metri di lunghezza. E ci sono di diversi colori, tutti splendidi. Rosso, viola e persino sfumature di arancione. E come se la loro lunghezza non bastasse, le meduse criniera di leone vantano ben 8 serie da 70-150 tentacoli, il che significa che possono averne fino a 1200 in totale. Ed ecco la manta oceanica gigante, il tipo di manta più grande del mondo. La sua apertura alare può essere più lunga di un autobus. Queste mante possono raggiungere 9,1 metri di lunghezza. Hanno anche un cervello più grande rispetto alle dimensioni del corpo, tra tutti i pesci. A differenza delle loro cugine razze, le mante non hanno code velenose. E mentre la medusa criniera di leone e la balenottera azzurra sono lontane dall'essere battute in quanto creature marine più lunghe, ne esiste una che può crescere ancora di più in lunghezza. La Physalia physalis portoghese, con tentacoli e tutto il resto, può raggiungere una lunghezza di 50 metri, come sostiene mentalfloss.com. Sebbene questa creatura possa assomigliare molto a una medusa, in realtà è un sifonoforo, di cui ne esistono centinaia e talvolta migliaia geneticamente identici. I loro lunghi tentacoli aiutano l'organismo a catturare la preda e il pungiglione è fatale per la maggior parte degli animali, in alcuni casi anche per gli esseri umani. E cosa ancora più inquietante, se uno dei tentacoli si stacca dall'organismo per qualsiasi motivo, può galleggiare nell'acqua per giorni prima di decomporsi. Anche se è staccato, il tentacolo può comunque pungerti. Ma non ha senso scappare uscendo dall'acqua, perché ci sono scarse possibilità che una Physalia physalis portoghese ti punga. Tuttavia, se vieni punto, gli effetti collaterali non sono belli. Lividi, crampi allo stomaco, frequenza cardiaca elevata e mal di pancia. Anche se avvicinarsi a loro non è il top, sono sicuramente creature belle da vedere. Dai un'occhiata a tutti questi colori, sono creature sicuramente belle da vedere. Lo Shastasauro è il più grande rettile marino mai esistito. Questi predatori vissero durante il tardo Triassico, circa 210 milioni di anni fa. Potevano raggiungere lunghezze fino a 21 metri di lunghezza e pesare più di 75 tonnellate, quindi pesanti come una balenottera azzurra. E se potessimo metterlo in verticale, sarebbe alto come un edificio di 7 piani.
Nonostante le apparenze, lo Shastasauro era in realtà piuttosto magro per le sue dimensioni. La sua cassa toracica era larga solo 2 metri. Forse stai immaginando che questo dinosauro si nutrisse di altri dinosauri, e invece non è così. Questo rettile aveva un'alimentazione composta da piccoli pesci e cefalopodi, come polpi e calamari. L'Albernectes è un brillante rappresentante della famiglia dei plesiosauri, il che significa che questo rettile marino aveva una piccola testa su un collo incredibilmente lungo e grandi arti simili a pinne che gli permettevano di muoversi nell'acqua. Queste creature occuparono i mari intorno a Nord America da 76 a 70 milioni di anni fa. La lunghezza di questo mostro marino poteva raggiungere gli 11,5 metri, di cui 7 metri solo di collo. Eh sì, un collo da Guinness, conteneva ben 76 ossa. Nessun altro animale conosciuto dall'umanità ha mai avuto così tante vertebre nel collo. Gli scienziati non sono sicuri del motivo per cui avevano bisogno di un collo così lungo. Forse lo usavano per pescare molluschi dal fondo del mare, o forse per catturare le loro prede principali, pesci e calamari. Questo rettile acquatico aveva anche gastroliti nello stomaco, alcuni dei quali avevano un diametro di 14 cm. Il tilosauro apparteneva alla famiglia dei mosasauri. Viveva nei mari poco profondi del Nord America da circa 85 a 80 milioni di anni fa. Era un enorme predatore, i cui esemplari più grandi raggiungevano i 13 metri di lunghezza. Aveva un corpo idrodinamico fino, con una testa smussata e potente che l'animale usava per speronare e stordire la sua preda. Il suo corpo era dotato di agili pinne e di una lunga coda decorata con una pinna manovrabile. Il tilosauro era un carnivoro e la sua dieta includeva non solo pesci, tartarughe e piccoli squali, ma anche altri mosasauri, plesiosauri e uccelli non volatori. Ti presento ora l'oftalmosauro. Di questi rettili preistorici ce n'erano tantissimi nel tardo giurassico. Vivevano negli oceani di tutto il mondo e pesavano sui 2722 kg. E potevano arrivare a 4,9 metri di lunghezza, secondo newdinosaurs.com, che è all'incirca la stessa lunghezza del beluga attuale. È un peccato che queste creature si siano estinte prima che avessimo la possibilità di vederle, dato che hanno degli occhi spalancati come quelli dei cartoni animati e dei lineamenti da delfino. Naturalmente l'oftalmosauro si è evoluto nel tempo diventando quello che ora chiamiamo oftalmologo. Nah, scherzo, ti sto solo mettendo alla prova. Il mosasauro è un predatore davvero gigantesco che dominava i mari di tutto il mondo circa 66 milioni di anni fa. Stando ai fossili, alcuni esemplari potevano arrivare a una lunghezza di 15 metri, caratteristica che rende il mosasauro il più grande carnivoro marino del suo tempo. Uno dei tratti più terrificanti di questa creatura era la sua testa simile a quella dei coccodrilli, fornita di centinaia di denti affilati come rasoi, organizzati ordinatamente in due file su mascelle e mandibole. Per il mosasauro era piuttosto impegnativo afferrare la sua preda nell'acqua. Ecco perché aveva tutti questi denti, più qualcosa di speciale. Denti pterigoidi ancorati alle ossa sul palato. Questa cosa gli rendeva molto più facile cacciare e trattenere la sua preda. Lo Styxosauro apparteneva alla famiglia dei plesiosauri e visse durante il tardo Cretaceo, da 85 a 70 milioni di anni fa. A prima vista potresti scambiare questo dinosauro per un serpente di mare e sarebbe un errore plausibile. Gli Styxosauri erano lunghi circa 10,6 metri, di cui 5 metri erano di collo, simile a quello dei serpenti. Avevano un corpo relativamente piccolo e pesavano circa 4 tonnellate. Le loro bocche erano piene di denti a forma di cono, affilati come rasoi, che usavano per catturare i pesci. Non avevano bisogno di masticare le loro prede, grazie ai 200 sassolini che avevano nello stomaco, i gastroliti, che probabilmente aiutavano la digestione. Allo stesso tempo, alcuni scienziati ritengono che lo Styxosauro usasse queste pietre per scendere sul fondo dell'oceano alla ricerca di particolari tipi di pesci. Mi sembra un po' il mostro di Loch Ness. Più si scende in profondità, più diventano inquietanti. Stai per viaggiare nelle profondità oceaniche più oscure e potrai verificare la veridicità di questa affermazione. Le creature che vivono lì sono così spaventose come la gente pensa? Raggiungi la profondità di 40 metri. Fai molta attenzione al fondo sotto le pinne. Oddio, cos'è quella faccia terrificante mezza nascosta nella sabbia? È un uranoscopide.
può incontrare questo pesce negli Stati Uniti orientali. Si nasconde sotto la sabbia fino a quando una ignara preda si avvicina troppo. A questo punto la stordisce con una scarica elettrica e la usa come cena. Ci spostiamo più in profondità, 70 metri sotto la superficie. È lì che vediamo una creatura colorata e paffuta, non più lunga di 30 cm. È il Neoclinus blancardi. All'inizio il pesce sembra essere innocuo. Ah, fino a quando non viene provocato almeno. Quando questo animale è agitato, apre la sua enorme bocca per respingere i predatori. Questa tattica di difesa è uno spettacolo unico da vedere. Sorprendente e spaventoso allo stesso tempo. Per fortuna il pesce non è una minaccia per le persone. La creatura che vedremo adesso può vivere comodamente in acque poco profonde, ma la si incontra a una profondità di 300 metri. Non c'è neanche bisogno di chiedersi perché l'animale si chiami Stella Serpentina di Game of Thrones. A differenza delle stelle marine che strisciano lentamente sul fondo del mare, questa creatura si sposta molto velocemente. Muove le sue lunghe e flessibili braccia per andare dal punto A al punto B. Il suo corpo è protetto da un guscio duro di carbonato di calcio. Chiamate anche stelle serpente, queste creature sono minuscole e si possono facilmente nascondere negli angolini, nelle crepe o nelle fessure delle rocce. Ad una profondità molto maggiore, circa 600 metri, ci imbattiamo nel calamaro gigante. Per molto tempo si è pensato che fosse una creatura leggendaria piuttosto che un vero animale. Il calamaro gigante è stato fotografato per la prima volta nel 2001, è grande esattamente quanto il suo nome lascia intendere. I bulbi oculari della creatura sono grandi come palloni da calcio. E il calamaro stesso può pesare fino a 270 kg. Quasi 900 metri sotto la superficie, un altro animale dall'aspetto inquietante ci spaventa. È un po' rosso e piuttosto piccolo, non più grande di 30 cm. Quando ci si avvicina alla creatura sembra piuttosto docile, o forse soltanto indifferente. Il calamaro vampiro, questo è il nome dell'animale, sembra un ombrello con i tentacoli. Non produce neanche inchiostro, quindi lo lasciamo in pace. Poco dopo, ad una profondità di circa 1000 metri, incontriamo lo squalo tagliatore. Questa creatura è un parassita. Si attacca ai grandi pesci, ai delfini, alle balene e a volte anche alle persone. Poi, usando i suoi denti seghettati e ordinati, scava pezzi di carne delle dimensioni di un biscotto. Questo brutto animale brillante non supera i 51 cm e vive nella zona crepuscolare dell'oceano. A una profondità di 1000 metri, la luce diventa rara e preziosa. Gli animali che vivono così lontano dalla superficie devono sviluppare delle caratteristiche insolite per sopravvivere. È così che gli opistoproctide hanno una testa trasparente e due occhi supersensibili a forma di barile. In questo momento, più o meno come sempre, puntano verso l'alto permettendo ai pesci di vedere le potenziali prede, e anche noi. Ad una profondità di 1220 metri notiamo qualcosa di cadente e cedevole. Il blobfish non ha né scheletro né muscoli. La sua carne gelatinosa permette alla creatura di sopravvivere all'incredibile pressione dell'acqua. Ma nonostante il suo aspetto, il blobfish è un predatore sempre in agguato. Normalmente è in attesa di una preda che gli passi accanto. Scendendo ancora più in profondità, individuiamo una creatura dall'aspetto particolarmente orribile. Lo squalo goblin sente la preda con il suo muso. Le terrificanti mascelle della creatura sono attaccate a dei legamenti elastici. Quando qualche animale si avvicina troppo, lo squalo le catapulta in avanti per catturarlo. Se la vostra bocca potesse fare lo stesso, sareste in grado di mangiare cose penzolanti a 18 cm dalla vostra faccia. Ancora più in profondità, a 1500 metri, vediamo un altro membro della famiglia degli squali. Lo squalo dal collare sembra un'anguilla troppo cresciuta, ma le sue branchie sono ornate con un bordo rosso, e da qui il nome. La sua orribile bocca ha 25 file di denti affilati come rasoi all'indietro, 300 in totale, pensa un po'. Lo squalo preferisce librarsi nell'acqua in attesa che la sua preda si avvicini, poi si carica come un serpente. All'improvviso osserviamo qualcosa brillare come una lampadina elettrica. Dopo esserci avvicinati, ci ritiriamo con orrore. La creatura ha l'aspetto di un'anguilla perfezionata, dotata di denti sovradimensionati. È uno stomide, che può vivere a una profondità di 1800 metri. I processi chimici all'interno del corpo del pesce producono un inquietante bagliore rosso. Questo bagliore viene utilizzato per comunicare con gli altri pesci.
Alla stessa profondità, 1800 metri, troviamo un altro abitante delle profondità marine. La sua caratteristica più importante è una bocca enorme. Grazie ad essa, l'anguilla pellicano può ingoiare le sue prede intere. Il suo stomaco può espandersi fino a raggiungere dimensioni spaventose, adattandosi per ospitare grandi prede. Ad una profondità di 2000 metri, ci imbattiamo in una creatura dall'aspetto rabbioso, con una canna da pesca sopra la testa. È un lofiforme. Le femmine di questa specie hanno una particolare spina dorsale. Sopra la bocca sporge un'appendice carnosa, e anche luminosa, che infatti attira le prede. Questi pesci hanno una bocca molto grande, e i loro corpi sono così malleabili che riescono ad inghiottire animali grandi il doppio delle loro dimensioni. Abbiamo raggiunto una profondità di 2100 metri, quando vediamo un altro pesce che brilla al buio. Il dragonfish nero è una creatura furba, ha i suoi organi disposti lungo la pancia che producono luce. Questa spettrale creatura ha anche delle luci scintillanti accanto agli occhi, che lo aiutano a trovare la preda e ad attirare potenziali compagni. Sempre a questa profondità di 2100 metri, notiamo anche un enorme Batinomus, una creatura simile a quelle che è possibile trovare nei giardini, ma lunga almeno 51 cm. Comunemente chiamato isopoto gigante, è imparentato con i granchi e i gamberi. Queste creature possono sembrare un po' spaventose, ma in realtà sono innocue. Si nutrono di altri animali d'alto mare soltanto dopo la loro morte. Ad una profondità di circa 4000 metri, vediamo che il fondo dell'oceano è diventato un po' soffice. Questo perché è coperto di Osedax. Queste creature raramente crescono fino a superare i 5 cm di lunghezza. Sono in grado di abbattere animali abbastanza grandi, tanto è letale l'acido che producono. L'aspetto piumato di questi vermi li fa sembrare come delle piante, ma la verità è che queste creature sgranocchiano le ossa dure come la roccia. E lo fanno anche sugli animali più grandi del mondo, come le balene. Un Hypnops ti spaventa quasi a morte subito dopo. Questa creatura ha un paio di grandi placche ovali verdastre sulla testa e non ha occhi. Gli esperti ritengono che queste membrane ossee rilevino la luce proveniente dai predatori, salvando così la vita dei pesci. Ora ci troviamo 5 km sotto la superficie, ed è allora che notiamo qualcosa di bizzarro sul fondo. È sicuramente un pesce, ma è in piedi sul fondo dell'oceano su tre lunghe gambe rigide. Ah, è il pesce tripode, curioso più che spaventoso. Questa creatura si è adattata al buio quasi completamente, rinunciando così alla vista. Deve affidarsi alle vibrazioni al tatto per percepire una preda. E poi il pesce usa le sue pinne come mani per trasportare il cibo direttamente in bocca. Non c'è tempo di andare più a fondo prima di individuare il pesce senza volto. Questa creatura un po' fuori posto non ha occhi, e la sua bocca, con un sorriso come Mona Lisa, è sotto il suo corpo. Per la prima volta il Typhlonus nasus, che è il nome ufficiale della creatura, è stato visto più di un secolo fa. La volta successiva è stata soltanto nel 2017. Una volta raggiunta la profondità di 10 km sotto la superficie, vediamo i cetrioli marini. Queste bizzarre creature sono molto più grandi dei loro parenti delle acque basse. Passano la maggior parte del loro tempo sul fondo del mare, ma se hanno bisogno di sfuggire ai predatori, sono in grado di nuotare via. I cetrioli marini hanno una colorazione violacea brillante, piedi minuscoli e tentacoli che circondano la bocca. Carini! Ma la domanda è: perché queste creature delle profondità marine hanno un aspetto così spaventoso? La vita è molto diversa sul fondo. Tremende pressioni dell'acqua, mancanza di cibo e oscurità costante. Bisogna adattarsi per sopravvivere in condizioni così estreme, giusto? Ok, partiamo dall'inizio. Vieni svegliato da uno strano suono. Non è la tua sveglia. Sono le 5 del mattino e dopo pochi secondi ti accorgi che quel suono è un colpo alla finestra. Ma tu vivi al 12° piano. Chi o cosa potrebbe bussare? I lavavetri. Vivi in un normale condominio, non in un grattacielo con uffici. I colpi si fanno sempre più forti. Prendi coraggio e vai alla finestra. Allunghi la mano verso la tenda e la tiri bruscamente da parte. Quello che vedi è fantastico. Ci sono piccoli pesci volanti o galleggianti fuori dalla finestra. Ce ne sono a migliaia. Un branco di sardine che si libera direttamente verso il cielo. Alcune, passando, bussano alla tua finestra. Ci sono così tante sardine che non si riesce a vedere cosa succede fuori. Ma mentre l'ultimo pesce passa, riesci finalmente ad avere un quadro completo della situazione. Tra le case volano pesci grandi e piccoli.
I polpi fendono l'aria con i loro tentacoli muovendosi dentro una nuvola di pioggia. Un'enorme balena sta lentamente andando alla deriva verso l'orizzonte. Sopra il tetto di una casa vicina, due squali inseguono quattro leoni marini. Un vicino ti saluta con la mano. Tiene una canna da pesca dalla finestra e aspetta che qualche pesce abbocchi. Una classe, no, uno stormo di delfini vola davanti alla tua finestra. Fischiano allegramente, come se ti salutassero. Che cosa sta succedendo? Accendi la TV. Tutti i canali trasmettono la stessa notizia. Le creature marine della Terra hanno imparato a volare, lasciando l'oceano e popolando il cielo. I voli in tutto il mondo sono cancellati e i pescatori sono fermi con i loro battelli nei mari, negli oceani, nei laghi e nei fiumi. Nessuno sa cosa sia successo. Ti vesti ed esci. Le tartarughe marine strisciano a terra. Si agitano, sbattono le pinne e si librano in aria. Uno stormo di gamberi ti passa davanti. L'oceano ha perso la sua gravità. Che ne è stato di tutta l'acqua? Vivi in una città portuale, vicino al mare, e decidi di andare sulla costa. Raggiungi la riva e vedi che l'acqua è calma. La gravità sembra essere immutata. Ma le creature marine continuano a prendere il volo. 6 mesi dopo. La gente si è abituata gradualmente a questo nuovo fenomeno naturale. I pesci occupano la maggior parte del cielo. Alcune creature marine si addentrano negli strati più alti dell'atmosfera. Gli uccelli più piccoli sono quasi scomparsi a causa della presenza di pesci predatori nel cielo. Gli uccelli predatori trovano più facilmente le loro prede e sono diventati più pesanti. Hanno mangiato così tanto che non possono più volare. Gabbiani paffuti, albatros, pellicani e aquile possono a malapena camminare e si sostengono a malapena. Gli aerei hanno smesso di volare e i viaggi in nave sono aumentati. L'ecosistema mondiale sta cambiando completamente. L'oceano non ha più vita. Il numero di batteri, microbi e dei vari nutrienti presenti nell'acqua si è spostato nell'aria. Le persone si ammalano più spesso e in alcune zone diventa difficile respirare. Quando piove, milioni di gamberi e piccoli pesci cadono a terra insieme all'acqua. Molti mammiferi predatori che normalmente si nutrivano di pesci cominciano a morire di fame. Hanno lasciato il loro habitat naturale spostandosi nelle strade cittadine in cerca di cibo. I ricercatori che studiano le creature volanti scoprono che in qualche modo hanno cambiato la struttura dei loro polmoni. Ma non si sa ancora come i pesci abbiano sviluppato la capacità di volare. Sembra che la natura abbia deciso di spingere le persone fuori dal loro ambiente abituale. I pescatori costruiscono delle speciali mongolfiere per pescare in cielo. Alcuni atleti lanciano un lasso alle balene volanti e le cavalcano come enormi cavalli, anche se l'atterraggio può risultare complicato. Le creature che prima nuotavano solo nelle profondità dell'oceano si stabiliscono ad alta quota. I ricercatori scoprono nuove specie di pesci prima sconosciute. Dalle profondità dell'oceano un polpo gigante si alza in aria. In molti lo chiamano Kraken. Questo mostro ha trovato una nuova casa, proprio sulla cima dell'Everest. Ora tutti hanno paura di scalare questa montagna. Le creature delle profondità marine raggiungono lo spazio. Sulla ISS, gli astronauti osservano animali incredibili in grado di volare. Sembrano forme di vita aliene provenienti da altri pianeti, non dalla Terra. In alcune zone gli squali scendono a terra in cerca di cibo. In questi luoghi la gente ha paura di uscire. Le organizzazioni di pescatori acquistano enormi Boeing e vi attaccano delle reti per catturare i pesci in aria. Ma i voli non sono sicuri, soprattutto quando una balena appare all'improvviso sulla loro traiettoria. Le autorità impongono il coprifuoco in molte città. La gente sale sui tetti e guarda un incredibile spettacolo notturno. Meduse volanti che fluttuano nell'aria. Grazie alle loro proteine bioluminescenti, queste creature luminose si confondono con le stelle in cielo. Ma attenzione, alcune di queste meduse sono molto velenose. Alcune persone erano così affascinate dalle bellissime meduse che le hanno toccate e sono finite in ospedale. I calamari, spaventati dalle nuove condizioni, rilasciano inchiostro nell'aria. Quando molti calamari lo fanno, l'inchiostro blocca la luce del sole. A volte le strade sono congestionate da improvvisi ingorghi perché le anguille volanti fanno scattare i semafori con le loro scariche elettriche. Mentre tutta l'umanità guarda il cielo, quasi nessuno ha notato cosa sta succedendo qua giù. In tutto il mondo gli ospedali sono affollati di persone con una strana disabilità fisica.
sotto le orecchie delle persone si formano degli strani buchi. I medici non capiscono con cosa hanno a che fare, ma quando uno dei pazienti si butta in un lago, scoprono che può respirare sott'acqua. Agli uomini stanno spuntando le branchie. All'inizio la maggior parte delle persone si rifiuta di andare sott'acqua, ma la nuova struttura dei loro polmoni li costringe a farlo, se non vogliono passare il resto della loro vita indossando una maschera antigas. Alcuni apprezzano la possibilità di andare sott'acqua e iniziare una nuova vita. Il corpo umano si adatta alle basse temperature e alle elevate pressioni. C'è molto lavoro da fare per creare città e infrastrutture, ma le cose non sono poi così male. C'è più spazio nell'acqua che sulla terraferma. Un anno dopo, inizia la migrazione di massa verso gli oceani, ma invece di una nuova vita gli umani trovano spazzatura, un sacco di spazzatura. Miliardi di tonnellate di plastica galleggiano nell'acqua. Quella che avrebbe dovuta essere la nuova casa si rivela un'enorme discarica che loro stessi hanno creato. Inizia così il recupero globale della plastica. Ogni giorno la gente raccoglie tonnellate di spazzatura dall'oceano. L'acqua diventa sempre più pulita. Sulla terraferma spuntano delle discariche di rifiuti. 5 anni dopo. L'acqua è diventata più pulita. La gente non vive più nella spazzatura. Tutta la plastica è sulla terraferma. Non appena il problema è risolto, l'umanità comincia a costruire le città sottomarine. Improvvisamente però, tutti i pesci cominciano a ricadere nei mari e negli oceani. Ogni cosa ritorna alla normalità. La gente perde le branchie e torna sulla terraferma. Le creature marine ritornano nel loro habitat, finalmente pulito. Filosofi e scienziati di tutto il mondo credono che in questo modo la natura abbia dato una lezione alle persone. Adesso capiamo come si vive in un mondo pieno di spazzatura e come ci si dovrebbe preoccupare del pianeta. Gli uomini si sono resi conto che serve un notevole sforzo per preservare l'ecologia del pianeta. Vengono costruiti impianti di riciclaggio dei rifiuti. Ogni persona smette di usare la plastica. Ritorna all'armonia tra l'uomo e la natura. Il cielo è in fiamme. Gli oceani del mondo schiumano. Tuoni e fulmini scuotono l'aria. Due dei più terribili e potenti mostri si affrontano in duello. Un presagio dell'imminente fine del mondo. La sola vista di questo mostro può far impazzire chiunque. Il grande e atroce Chu! Di fronte alla più grande piovra del pianeta. Una bestia che non conosce la paura, perché è la paura fatta animale. La causa di 1000 naufragi, il potente e orribile Kraken. Che la lotta più epica della storia dell'universo abbia inizio. Sei su una barca da pesca che naviga in un calmo oceano. L'acqua è cristallina e non c'è vento. Il mare si fonde con l'orizzonte. La terra non è visibile e ti senti libero. Guardi oltre il lato della barca e noti qualcosa di strano nell'acqua. Stai galleggiando al centro di un'enorme macchia nera circondata da un'ampia zona circolare verde. Che cos'è? Dell'olio versato nell'acqua che ha assunto una tonalità così strana? Come mai è così perfettamente rotondo? All'improvviso capisci, e il sangue ti si gela nelle vene. Il cerchio nero è la pupilla al centro di un enorme occhio verde. La cosa che ti sta guardando dall'acqua in questo momento è così grande che la tua barca sembra un puntino. È il Kraken. Ma non preoccuparti. Al mostro non interessa una piccola preda come te. Il Kraken ha affondato navi per secoli e non ha mai incontrato una resistenza degna di tale nome. Nel corso degli anni ha accolto migliaia di barche, ma perché? Il Kraken ha sempre desiderato una vera sfida, ma non è mai riuscito a trovarla. Il mammifero più grande della Terra, la balenottera azzurra, è per il Kraken poco più di un pesce rosso da compagnia. Anche un megalodonte potrebbe facilmente perdere una sfida contro questa bestia tentacolare. Probabilmente dovrebbe cercare un altro grande mostro sul fondo della Fossa delle Marianne. No, laggiù la pressione è troppo alta ed è una zona con pochissime forme di vita. Ma poi il Kraken ha un'idea. Va nel luogo più remoto della Terra, un luogo raramente visitato e poco esplorato. Questo posto si chiama Punto Nemo. Qui, nelle profondità oceaniche, si trova l'antica città di Rlie.
costruita molto prima della comparsa degli umani, dove, tra le ormai dimenticate rovine, l'enorme e potente Chulu sta riposando. Per tutto questo tempo, Chulu ha aspettato il momento giusto per scatenare il caos sulla Terra. Sta dormendo, ma anche nei suoi sogni, Chulu comunica con i membri della sua setta. Usa la telepatia per entrare nelle loro menti e farli fare cose atroci. Ma all'improvviso, il sonno di Chulu viene interrotto. Chi osa svegliarlo così bruscamente? Chulu apre i suoi occhi rossi e irritati, ricoperti di alghe, e vede un enorme calamaro di fronte a sé. Il Kraken ha finalmente trovato un degno avversario. Immediatamente si avventa su Chulu e avvolge i suoi tentacoli intorno alla testa del mostro. Il combattimento ha inizio. Chulu pesantemente si allontana dal fondo del mare e raggiunge la superficie, trascinando con sé il Kraken. Due mostri giganti, più grandi dei grattacieli mai costruiti dall'uomo, emergono dall'acqua. Il mare è impetuoso e le nuvole si addensano sul campo di battaglia. Infuriato, Chulu colpisce il Kraken, che però non sembra impressionato dal colpo. Un fulmine lampeggia tra le turbolenti nuvole nere. Chulu cerca di dilaniare il Kraken, ma i tentacoli del calamaro afferrano saldamente il mostro verde. Nel frattempo, decide di metterti in viaggio verso il punto Nemo per assistere allo svolgimento della battaglia. Devi salpare dalla costa del Cile, dove, nello stesso momento, stanno accadendo cose strane. Centinaia di marinai iniziano a salire a bordo di decine di navi. Vedi salpare normali pescherecci insieme alle navi della marina pesantemente armate. E quando chiedi dove sia diretta questa gente, tutti ti danno un'occhiata torva e ti rispondono: verso l'eternità. Il Kraken sta prendendo il sopravvento e Chulu chiama i suoi seguaci in aiuto. Spera che le navi possano aiutare a sconfiggere il nemico, ma ci vorranno 2 giorni perché la prima arrivi in soccorso. Chulu finalmente riesce a liberarsi dalla stretta del Kraken e lo getta in acqua. La piovra attacca di nuovo, ma Chulu lo afferra per i tentacoli e lo solleva sopra la sua testa. Un fulmine colpisce il Kraken, ma è come se fosse stato punto da una scintilla. Allo stesso tempo, i marinai sui ponti delle navi rimangono affascinati e guardano fissi il campo di battaglia. Di notte si addormentano e sognano l'antica città di Rie. Al centro c'è una cappella intrecciata e all'interno Chulu siede sul suo trono, mentre chiama i suoi seguaci. Per diversi giorni e diverse notti, i mostri continuano a combattere con le loro ultime forze. E alla fine, piccoli punti si radunano intorno a loro. Le navi sono arrivate. Sono pronte ad attaccare il Kraken. Chulu impartisce un ordine con la forza del pensiero. Ma il Kraken ha un asso nella manica. Affondava le navi non solo per divertimento. Molto spesso lo faceva per salvare la vita a migliaia di creature marine catturate nelle reti da pesca. E ora loro e la loro prole vengono in soccorso da tutti gli oceani. Polpi giganti, balene blu, grandi squali bianchi, anguille elettriche. Tutti attaccano le navi nemiche. Le balene speronano i sottomarini e le anguille spengono i motori dei veicoli con le loro scariche elettriche. Improvvisamente il Kraken si tuffa sott'acqua. Si è arreso? Si è spaventato? Improbabile. Chulu scruta l'oceano aspettando l'attacco della piovra gigante. Il Kraken nuota sotto la gente e i pesci in lotta. Continua a torcere i suoi tentacoli, creando un enorme vortice. Le navi sono ormai condannate e Chulu può contare solo su se stesso. Il Kraken è una creatura potente, ma è un animale, dopo tutto, mentre Chulu è incredibilmente intelligente, anche se malevolo. Capisce che il Kraken è un mostro marino e può essere sconfitto solo spingendolo sulla terraferma. Il ruggito di Chulu scuote i cieli. I fulmini colpiscono l'oceano. L'acqua ribolle. L'antica città di Rie sta sorgendo dal fondo del mare. Il Kraken non può fuggire, ha bisogno di acqua. La piovra respinge Chulu con le sue ultime forze, ma fuori dal suo elemento naturale, perde rapidamente. Chulu ha vinto. E ora, svegliatosi dal suo sonno millenario, sta per distruggere il resto del mondo, proprio come era stato predetto. Questo scontro tra colossi, però, non poteva passare inosservato. Grazie ai satelliti, il mondo sa cosa è successo. È già pronto un piano per annientare l'antico mostro.
dei jet militari prendono il volo e attaccano Chu. Il mostro alza le braccia al cielo. Le nuvole si addensano intorno ad esso. Una scarica elettrica scintilla tra le nuvole, causando un'interruzione dei circuiti elettrici nel raggio di qualche centinaio di chilometri, compresa l'elettronica a bordo dei jet, che finiscono in acqua. Non c'è modo di sconfiggere questa bestia mitologica. Ma cos'è? Anche i satelliti improvvisamente a decine cadono dal cielo. Chulu non sapeva che il punto Nemo viene utilizzato come discarica dei detriti spaziali. Dato che questo è il punto più lontano dalla Terra, è più sicuro far cadere qui i satelliti inattivi. In questo momento, centinaia di essi stanno cadendo sull'antica città e stanno bombardando il mostro. Disorientato dall'improvviso assalto, Chulu si ritira di nuovo sott'acqua, insieme alla sua città. Una volta al sicuro, decide di tornare a dormire per altri 1000 anni e aspettare il momento perfetto per distruggere il mondo. La capacità di Chulu di controllare la mente ha fatto dimenticare a tutti i testimoni della battaglia tutto quello che è appena accaduto. L'umanità è di nuovo inconsapevole dei pericoli provenienti dalle profondità. Chulu non vuole che le persone siano pronte per il suo risveglio. Prova ad inserire le coordinate nel GPS. Vedrai dove si trova il punto Nemo. Nel 1997 gli oceanografi registrarono un suono misterioso dalle profondità del mare. Venne chiamato Bloop e può essere facilmente trovato su internet. Questo evento portò molte persone a credere nell'esistenza di Chulu. Ma il panico non durò a lungo. Si scoprì che il Bloop era il suono di un ghiacciaio che si spaccava. O forse è Chulu che ha indotto le persone a credere a quella verità. Chi lo sa? La prima cosa di cui ti accorgi è la pesantezza del tuo corpo, come se ti fossi addormentato sotto una coperta soffice ma pesante. È una bella sensazione. E sei troppo pigro per fare qualsiasi cosa. Poi riesci a mettere insieme abbastanza forza da spostare la coperta. Apri gli occhi e... che strano, sei circondato da una luce bluastra. Vuoi strofinarti gli occhi, ma scopri che hai dei tentacoli al posto delle mani. Saltiamo la parte in cui sei terrorizzato e non puoi credere di esserti risvegliato sotto forma di un kraken, ok? Dopo un paio di giorni di terrore esistenziale, panico e pazzia totale, alla fine ti calmi. E ora cerchiamo di capire com'è la vita del più terrificante mostro dell'oceano. Primo, la coperta è così pesante per via della pressione dell'acqua. È immensa le profondità dove ti nascondi. Solo pochi esseri viventi riescono a sopportarla. Se provassi a portare qui sotto un'automobile, esploderebbe sotto il peso dell'acqua. Ma tu sei il Kraken. Sei più forte di qualsiasi auto. Il tuo corpo non collassa. La tua pelle spessa ed elastica può sostenere ogni pressione e i muscoli forti ti permettono di muoverti liberamente. E passiamo alla luce bluastra. Stai così nelle profondità che la luce del sole quasi non penetra qui. È difficile dire dove è il sopra e dove è il sotto, per via della pressione dell'acqua. Ma i tuoi grandi occhi per fortuna ti aiutano, come le lenti di un telescopio, a catturare la luce che arriva dalla superficie. Una persona comune non riuscirebbe a vedere un bel niente qui sotto, tranne il buio. Ma tu hai un senso che ti dà la capacità di vedere di notte. Ecco perché riesci a vedere la luce bluastra. Non c'è quasi niente a queste profondità. È solo vuoto infinito e pesante. Ogni tanto qualche pesce e i resti di qualche nave affondata. Le creature marine che si incontrano qui non sono affatto ordinarie. Ci sono pesci abissali e tutti i tipi di calamari trasparenti. A pensarci bene, i calamari giganti sono i tuoi unici amici. E tu per loro sei una specie di re. In generale, andarsene in giro per gli abissi marini è abbastanza noioso. Dormi e mangi e nient'altro. Sarebbe più divertente nuotare un po' più in alto per cercare altri snack. Sali e l'acqua diventa più luminosa. C'è sempre più luce. E infine incontri altri abitanti dell'oceano. Tartarughe, squali, meduse, polipi e razze scappano appena ti vedono. Tutti tranne le meduse. Si fanno gli affari loro. Cerchi un posticino per mangiare ed ecco un bel banco di pesci. Perfetto, il pranzo è servito. Dopo aver mangiato, ti fermi un po' lì e ti diverti a spaventare i pesci e i delfini. Ti piace il controllo che riesci ad avere sui tuoi tentacoli? Ne hai 10. È impossibile raccontare a parole cosa provi, ma è come se le dita delle mani fossero diventate lunghe come stecche da biliardo.
È incredibile. Riesci a estendere i tentacoli fino a farli diventare lunghi come un Boeing. In più, ci sono delle ventose su di essi. Puoi afferrare qualsiasi cosa fortissimo e nessuno riesce a scappare. Grazie ai tentacoli, nuoti veloce. Prima li muovi in direzioni diverse, poi li riunisci e ti spingi in avanti. Crei correnti d'acqua così forti da spazzare via tutti i pesci intorno. Noti una balenottera azzurra. È il mammifero più grande al mondo, ma vicino a te è minuscola. Te la spassi nuotando, mangiando, spaventando i pesci e altre creature marine. E poi basta. La tua vita è noiosetta. E per quanto durerà? 100 anni? 1000? Vuoi divertirti e così nuoti fino alla superficie e sei quasi accecato dalla luce del sole, ma cerchi di adattarti. L'acqua è calma, non c'è vento. Ti guardi intorno e vedi un piccolo puntino che si avvicina. Wow, è un grande peschereccio con le vele. Finalmente un po' di divertimento. Non vedi l'ora di incontrare delle persone e raccontargli qualcosa di te. Così nuoti felice verso di loro. Ma se qualcuno ti stesse guardando, avresti un'aria alquanto spaventosa. Rimani imprigionato in una rete da pesca. È fine, e la strappi facilmente ritornando in superficie. Le persone a bordo sono terrorizzate. Gridano e corrono in tutte le direzioni. Ragazzi, dove andate? Voglio solo passare un po' di tempo con voi. Sembrano così piccoli. I pescatori ti tirano arponi e asce, che non ti sfiorano neanche. Appoggi un tentacolo sul ponte di legno e accidentalmente si rompe. Ma questa nave è fragile come un bicchiere di cristallo. Ok, meglio non toccarla. Ti giri e senza volerlo butti all'aria la nave. Tutte le persone a bordo adesso sono in acqua. Per fortuna hai abbastanza tentacoli da salvarli tutti. Raccogli tutti i pescatori e vedi il terrore nei loro occhi. Alcuni addirittura svengono. Raddrizzi la nave e aiuti le persone a salire a bordo. Poi la spingi via e nuoti verso la terra, ma decidi di non mostrarti alle persone sulla riva. I marinai che hai salvato diranno a tutti come sono sopravvissuti al mostro gigante. Tutti racconteranno come sei orribile, ma nessuno dirà che li hai salvati. Che ingiustizia! Ritorni negli abissi e ti addormenti. Sei svegliato da uno strano suono. È come il suono dell'acqua quando gocciola da un rubinetto. Apri gli occhi e vedi deboli flash intorno a te. Ah, interessante. Nuoti fino alla superficie e scopri che a svegliarti è stato un temporale. E sembra molto brutto. Il cielo è nero e le onde giganti. Noti una grande nave che sta procedendo in mezzo a quel caos. Questa nave è diversa da quelle che hai visto in precedenza. È fatta di ferro e non ci sono vele, perché è una nave da carico moderna. Sembra che tu sia rimasto addormentato per un paio di secoli. Le persone a bordo ti vedono e sparano in aria un segnale di fuoco. La luce rossa ti acceca. Allunghi i tentacoli e senza volerlo spingi la nave. Ma è pesante, non si ribalta. La tecnologia ha fatto passi da gigante mentre tu dormivi. Il temporale sta peggiorando. La nave sta rollando da un lato all'altro. Cerchi di fermarla con i tentacoli, ma le persone a bordo si spaventano. Grida e capisci la loro reazione. Un mostro gigantesco è emerso dalle profondità del mare e ha bloccato la nave. Non è bello vedere che hanno paura di te, quindi decidi di andartene. Offeso, ti nascondi negli abissi. Viene fuori che non è molto divertente essere un Kraken. Puoi stare solo con i pesci che non parlano. Le persone hanno paura di te e tu non vuoi farle sentire a disagio. Ti senti solo al mondo. Mangi il tuo pranzo e torni a dormire. Ehi, signor Kraken, mi sente? Dice una voce. Ti svegli e tremi, terrorizzato. Chi ha parlato? Erano vere tutte quelle storie sull'olandese volante? Hai appena sentito parlare un fantasma? Capisco che si senta confuso, signor Kraken. Se nuota in superficie le sarà tutto chiaro. Pochi minuti dopo emergi dall'acqua e vedi una grande nave volante. Galleggia in aria proprio sopra il mare. Ma la cosa più fantastica è che le persone a bordo non hanno paura di te. Ti guardano con interesse e anche con simpatia. Noti un uomo con uno strano elmetto. Salve, sono io che le sto parlando grazie a questo strumento per la telepatia. Può pensare a qualsiasi cosa e io la sentirò.
È il 24esimo secolo. Gli umani hanno inventato tecnologie per comunicare con gli animali e i pesci. Hanno scoperto che la maggior parte delle creature non ha pensieri e vive seguendo il proprio istinto. Ma poi hanno individuato dell'attività cerebrale nelle profondità degli oceani e hanno scoperto te. Pare che tu sia uno degli esseri più intelligenti sul pianeta e gli umani sono molto interessati. È buio e non si vede nulla. C'è melma ovunque. Il terreno è morbido e si muove sotto ai tuoi piedi. Provi a orientarti tastando le pareti intorno a te. In lontananza senti delle urla di dolore. Provi a chiamare, ma nessuno risponde. Sei il capitano di una nave che è stata appena divorata dal potente Kraken. Continui a ruzzolare, senza sapere se stai andando nella direzione giusta. Le urla diventano sempre più forti. È solo questione di tempo prima di incontrare qualcuno. Mentre provi a fare un passo, un grosso pezzo di legno ti passa davanti, quasi facendoti cadere. Quel pezzo di legno proveniva dalla nave che il Kraken ha inghiottito. Anche l'intero equipaggio è stato inghiottito vivo. Dovrà sicuramente trovarsi da qualche parte nella pancia della bestia. Continui a seguire le urla, che ti conducono lungo un altro sentiero che sembra l'esofago. Afferri un pezzo di legno e lo fai scivolare lungo la parete viscida dello stomaco. È buio. Strappi un pezzo di stoffa dalla camicia, lo avvolgi intorno a una grossa tavola e gli dai fuoco. Questa torcia improvvisata ti permette di vedere nei minimi dettagli dove ti stai dirigendo. Vedi delle grandi vene. Ognuna può contenere più di 3 persone. Dopo un po' noti altri detriti, tra cui i tesori che una volta giacevano sul fondo del mare e che hai recuperato col tuo equipaggio. Ora però quei mucchi d'oro non valgono nulla. L'importante per te è ritrovare l'equipaggio in questo dedalo buio e puzzolente. Raggiungi un punto in cui sembrano diramarsi diversi tunnel, ognuno dei quali conduce a un punto diverso. Sai che è impossibile risalire dalla bocca? L'unica soluzione è andare più in profondità. Decidi di seguire l'istinto e di scivolare nel tunnel più piccolo, coperto di melma e altri liquidi. Spegni la torcia e la riponi per usarla in seguito. Scivoli e rimani bloccato per un po'. Il Kraken continua a nuotare, ma a un certo punto si ferma per una pausa. Le enormi vene e i vasi sanguigni rallentano le pulsazioni e il tunnel di carne in cui stai strisciando si allarga. Prima che te ne renda conto, precipiti lungo un grande pozzo fino a raggiungere una sorta di piscina. Appena immerso nel liquido, senti l'acido bruciarti i vestiti. Sei nello stomaco del Kraken. Provi a pagaiare su una tavola, attraverso il lago acido. Sparsi in giro, vedi altri pezzi della nave. Dal nulla, il Kraken entra in azione e inizia a nuotare più rapidamente. Non hai altra scelta se non quella di aggrapparti alla tavola per tenerti a galla senza che l'acido ti finisca negli occhi. Li chiudi. Ora sei sballottato nella parte inferiore dello stomaco, dove avviene la digestione. Qui l'acido è ancora più forte e scioglie qualsiasi cosa tocchi. L'odore è atroce e non riesci a trovare una via d'uscita. In lontananza scorgi alcuni membri dell'equipaggio bloccati su una piccola isola nello stomaco. Vedi anche alcuni squali nuotare in giro, che non sono ancora stati digeriti. Al momento non puoi fare altro che cercare di attraversare il liquido e raggiungere i membri dell'equipaggio. Sali su un altro pezzo di legno e remi verso di loro. Questa volta i succhi gastrici sciolgono il legno. Per fortuna, qualcuno dell'equipaggio ti lancia un'altra tavola, così ci salti sopra e continui a remare. Tocchi terra e tutti sono felici di vederti. Cerchi di trovare una via d'uscita, ma tutte le uscite sono circondate di acido. L'acqua inizia a fluire insieme a molti animali marini. Il livello di acido aumenta e tutti si accalcano. Dopo un po', il Kraken inghiotte una grossa megattera che si agita nell'acqua acida. Anche il Kraken si agita, sballottando tutti. Tu, insieme a molti altri, atterri sulla balena e la tieni stretta. Sembra che il Kraken voglia espellerla in qualche modo. Le pareti interne dello stomaco si contraggono fino a far risalire la balena. Tu e i membri dell'equipaggio continuate a reggervi alla megattera, ma non è facile. Alla fine, il Kraken sputa la balena e nuota verso il fondo dell'oceano. La nuova sfida consiste nel nuotare verso la superficie per respirare. La balena spinge te e tutti gli altri verso l'alto. Senza questa spinta, nessuno sarebbe riuscito ad arrivare in superficie per respirare un po' di ossigeno. Non sapete dove vi trovate? Alcuni compagni di equipaggio si aggrappano a dei pezzi della nave per rimanere a galla.
anche tu, notando un legno alla deriva, ti avvicini e ci sali sopra. Il sole sta per tramontare e non si vede altro che il mare. L'equipaggio sente freddo e ha fame. La cosa peggiore è che questa è l'ora del pasto per gli squali. Tutti salgono sulle tavole per stare fuori dall'acqua. In men che non si dica, le pinne degli squali iniziano a spuntare da ogni angolo. L'unica cosa da fare è sopravvivere alla notte. Arriva il giorno. Nessuno è riuscito a dormire. Tutti decidono di fissare le tavole insieme e di remare verso il sole. Si accende una discussione sulla rotta da seguire, ma l'intero equipaggio ascolta la tua ultima parola. Il sole è cocente e le energie di tutti sono scarse. Non c'è acqua fresca da bere, nessuno riesce a pescare da mangiare. Incombe ancora la minaccia degli squali e del kraken. Un membro dell'equipaggio scorge qualcosa in lontananza. Sembra un'isola. Tutti applaudono, si abbracciano e remano in quella direzione. Dopo qualche ora raggiungete l'isola e toccate terra. Qualcuno corre in giro mentre altri abbracciano la sabbia e le palme, ma per qualche motivo c'è qualcosa che non ti torna. Altri uccelli iniziano a volare sopra di voi, non sembrano affatto spaventati. Tutti si spostano verso il centro dell'isola per scoprire se c'è qualcuno. Lì scoprite un piccolo falò, ma non ci sono tracce umane da nessuna parte. L'isola è troppo piccola per avere dei residenti. Oltre al falò, non sembra essere mai stata visitata da nessuno. Dopo un po', l'isola inizia a muoversi. Tutti si arrampicano sugli alberi mentre l'acqua ricopre l'isola. In lontananza si vede una grande figura emergere dall'acqua e voltarsi verso di voi. È una tartaruga marina gigante! Per tutto il tempo siete stati sul dorso della tartaruga. Si muove con grazia sull'acqua, fermandosi dopo un paio d'ore. I membri dell'equipaggio costruiscono delle capanne e accendono un fuoco per cucinare del cibo e dormire comodamente. In lontananza osservate uno splendido cielo notturno, ricoperto di stelle. Per riposare, vi arrampicate sugli alberi più alti. Lontano è possibile vedere il kraken che nuota e si avvicina alla tartaruga. Ma al suo confronto, il kraken è grande come una scarpa rispetto a una persona. Il giorno dopo, vi mettete in marcia e perlustrate il resto dell'isola tartaruga. Scoprite degli animali unici, mai visti prima. Uccelli esotici svolazzano in giro e gli animali non sembrano considerarvi una minaccia. Raggiungete la cima della montagna, ricoperta da alberi e viti, per avere una vista completa dell'isola. La vista panoramica è praticamente illimitata e scoprite che c'è un enorme buco nel terreno proprio sotto di voi. Scorgete anche quelli che sembrano essere degli strumenti per scavare, probabilmente lasciati da altri esploratori. Raduni l'equipaggio e vi precipitate verso il buco. Per raggiungerlo bisogna farsi strada tra le liane, su un terreno difficile. Ma dove va a finire questo buco se l'isola è un gigantesco guscio di tartarughe? Sul posto notate attrezzi e mappe abbandonati. Prendi una mappa e vedi una X, che indica il luogo dove trovare tesori inimmaginabili. Raduni la squadra. Ognuno raccoglie un po' di attrezzature. Perché mai i precedenti visitatori hanno abbandonato i loro strumenti? Studiate la mappa. Vengono indicati tutti i passaggi tranne quello conclusivo, che nessuno sembra aver capito. Dopo un po', scendi nel buco e ti dirigi verso il fondo. Ma ciò che scopri è ancora più sconvolgente di quanto ti aspettassi. Il megalodonte è stato il più grande squalo mai esistito. Oltre ad essere uno dei pesci più grandi della Terra, è stato sicuramente il predatore più grande. Lungo oltre 3 volte più grande squalo bianco mai esistito, si stima che le femmine fossero ben 2 volte più grandi dei maschi. Il megalodonte avrebbe potuto inghiottire un'automobile di piccole dimensioni senza che questa avesse sfiorato i suoi denti, se solo le automobili fossero esistite all'epoca. Il Meg era così grande e potente che non aveva predatori naturali, era il re incontrastato dei mari e nuotava liberamente da un oceano all'altro. Questa creatura cosmopolita era presente in tutto il mondo, dall'America all'Europa, dall'Australia al Giappone, ammesso che all'epoca esistessero questi paesi. I fossili del megalodonte sono stati trovati in tutti i continenti, tranne che in Antartide. Tutti saltano l'Antartide, chissà perché. La scienza ci dice che il megalodonte si è estinto più di 3,6 milioni di anni fa. E se non fosse così, sarebbe possibile trovare qualche esemplare nelle profondità dell'oceano?
Il temibile nome Megalodonte deriva da due parole greche, mega, che significa grande, e odont, che significa dente. Combinati insieme significano grande dente, sicuramente appropriato per questo animale. Uno solo dei suoi denti era grande quanto una testa umana. In totale ne aveva 276, distribuiti su 5 terrificanti file. In tutta la storia, solo un paio di Machairodonti e il T-Rex avevano denti più grandi. Una resa dei conti a cui mi piacerebbe tanto assistere. Il Megalodonte è scomparso milioni di anni fa, lasciando solo enormi denti, trovati poi dagli archeologi moderni. Attualmente solo l'80% circa dell'oceano è stato esplorato, quindi non sappiamo bene cosa si nasconda sul fondo. Se avessimo la possibilità di immergerci con un batiscafo, sarebbe improbabile imbattersi in un Megalodonte. Gli squali, proprio come noi, preferiscono le calde acque costiere. La vita nelle profondità oceaniche sarebbe troppo fredda per queste bestie e il cibo sarebbe scarso. Inoltre, i loro corpi si sarebbero dovuti evolvere per evitare di essere schiacciati dall'enorme pressione dell'acqua. È improbabile che siano ancora in circolazione, ma non impossibile. Ora, a proposito dell'aspetto del Megalodonte, gli scienziati ritengono che avesse un aspetto diverso da quello dello squalo bianco. Il Megalodonte appartiene a una famiglia di pesci diversa e molto probabilmente era più simile a un gigantesco squalo toro. Muso appiattito, occhi piccoli, pinna dorsale spostata all'indietro. Lo squalo toro ha due pinne dorsali della stessa dimensione e ha un caratteristico colore marrone chiaro con il ventre bianco. Il Megalodonte potrebbe aver avuto macchie rosso-brune, come lo squalo tigre, su tutto il corpo. Fin dai primi ritrovamenti dei suoi fossili, nel Rinascimento, si pensava al Megalodonte come a qualcosa di spaventoso. I denti ritrovati nelle rocce vennero scambiati per lingue di draghi o serpenti. Ecco il primo disegno del presunto aspetto del proprietario di questi denti. Un muso massiccio con un naso spaventoso e un mucchio di denti affilati come rasoi. Il Megalodonte viene solitamente descritto come una sorta di squalo bianco gigante, ma si tratta solo di un falso mito. In realtà, gli antenati dell'odierno squalo bianco sono esistiti contemporaneamente al Megalodonte e, ovviamente, erano in competizione tra loro. Lo squalo bianco era un cacciatore migliore e sfruttava le sue dimensioni più piccole e la sua agilità per catturare rapidamente le prede del Megalodonte e dei suoi cuccioli, grandi solo la metà. Questo però non ha comportato un'accelerazione della sua estinzione. Sappiamo che i megalodonti erano cacciatori brutali, re incontrastati della catena alimentare. Il primo strumento di combattimento a loro disposizione era l'ariete. Nonostante fosse un pesce lento, aveva una massa incredibile. La forza sprigionata dall'impatto era enorme. Il megalodonte coglieva la preda di sorpresa e aveva una sola possibilità di colpirla. Se l'avesse mancata, avrebbe impiegato troppo tempo per un secondo colpo. La manovrabilità del megalodonte era paragonabile a quella di un grosso camion. Sebbene uno squalo bianco non fosse in grado di tenere testa al megalodonte in un ipotetico scontro a due, di certo non aveva paura di sottrargli cibo. Al megalodonte rimanevano solo i pesci e le balene più grandi, ma le sue scorte di cibo cominciarono ad esaurirsi quando le balene si spostarono verso i nuovi mari più freddi. Le balene si adattarono a temperature più fredde, lasciando indietro il nostro gigante marino. I megalodonti morirono di fame o finirono congelati fino ad estinguersi durante l'era glaciale. Come ho accennato, il megalodonte era simile allo squalo toro. Aveva un muso corto, una mascella inferiore piatta ed enormi pinne pettorali per sostenere il peso e le dimensioni. Per quanto spaventosi, questi squali apparivano come dei simpatici pesci. In Florida, Maryland e a Panama sono state scoperte diverse aree di riproduzione dei megalodonte. Facevano nascere i loro piccoli in ambienti poco profondi. Lo sappiamo dalla scoperta di numerosi piccoli denti trovati in queste aree. Chissà se avevano anche delle balie. Ma come mai ci sono così tanti denti di megalodon da analizzare? Beh, a causa delle loro abitudini alimentari aggressive, gli squali perdono regolarmente i denti. Cambiano un set di denti ogni 1-2 settimane. Sono circa 40.000 denti in tutta la vita. Chissà che fortuna con la fatina dei denti. Ecco spiegato perché i denti si depositano continuamente sul fondo dell'oceano. Fortunatamente per noi, sono anche la parte più dura dello scheletro di uno squalo ed è per questo che molti denti si sono fossilizzati arrivando fino a noi. I primi denti del megalodonte confusero non poco gli scienziati dell'epoca. I primi scopritori pensavano a questi denti come lingue pietrificate di antiche creature simili a dei serpenti.
inizialmente erano definite lingue di pietra. Un altro falso mito sul megalodonte riguarda la sua compresenza con i dinosauri, anche se in effetti sarebbe stato molto interessante. I dinosauri sono stati spazzati via circa 66 milioni di anni fa e i megalodonti sono comparsi molto più tardi. Il più antico fossile di megalodonte ha solo 23 milioni di anni, ma è difficile stabilire la data esatta. Si sono estinti molto prima dell'evoluzione umana. I primi Homo sapiens, ovvero i primi esseri umani veri e propri, sono comparsi circa 2,5 milioni di anni fa. Ma se invece il megalodonte non si fosse estinto? Il numero di balene che popolano i nostri mari è diminuito drasticamente dall'ultima volta che questi animali sono stati avvistati. Sicuramente i megalodonti avrebbero avuto molte meno balene da divorare. In media, un megalodonte mangiava circa 12 tonnellate di cibo al giorno. Le balene sono anche diventate molto più intelligenti e hanno imparato nuove mosse difensive che le rendono molto più difficili da catturare. Il Kraken è un enorme calamaro, un mostro marino leggendario, il più grande calamaro mai visto. Se questo mostro fosse realmente esistito, il mondo sarebbe stato completamente diverso. Il Kraken ha potenti tentacoli con ventose poste all'estremità che sono impossibili da eludere. Il Kraken può spezzare una nave in due o semplicemente trascinarla negli abissi. Ma la cosa peggiore del Kraken sono le sue dimensioni. Confrontando le vecchie storie di marinai, possiamo dire che le sue dimensioni corrispondono a quasi 10 campi da calcio. In che ruolo potrebbe giocare? Le leggende sul Kraken dicono che il mostro fosse così gigante che i marinai lo scambiarono per una piccola isola. Nei secoli passati sarebbe stato impossibile sconfiggere una bestia del genere. Se il Kraken fosse esistito nella realtà, avrebbe sicuramente avuto una prole. In tutti gli oceani del mondo avrebbe trovato dei mostri giganti in grado di affondare qualsiasi nave. È improbabile che il Kraken possa avere dei concorrenti nel suo habitat, quindi il numero di esemplari sarebbe in continua crescita. Viste le sue dimensioni, il Kraken avrebbe bisogno di molto cibo. Questo comporterebbe la diminuzione della popolazione di altri grandi animali marini. Balenottere, squali bianchi, altri calamari giganti, tutte le grandi creature marine sarebbero in pericolo. Il Kraken appartiene al genere dei cefalopodi, specie che comprende calamari e polpi, alcune delle creature più intelligenti del pianeta. Il Kraken è un abile cacciatore e non combatte mai allo scoperto. I calamari giganti vivono in acque profonde e hanno gli occhi più grandi di tutti gli animali. L'occhio del calamaro è grande come un piatto da tavola. In questo modo riescono a scorgere le loro prede anche a grande distanza. Un Kraken sarebbe in grado di individuare una nave molto prima di quanto il sonar possa individuare il Kraken. Avrebbe sempre la meglio su tutti. Decisamente non una bella situazione. Nel 1857, sulle coste della Danimarca, fu scoperto il becco di un calamaro. Altri resti di calamari piuttosto grandi furono trovati alle Bahamas. In seguito a questi ritrovamenti, gli scienziati si convinsero dell'esistenza di calamari colossali. Sebbene i calamari colossali siano stati ufficialmente scoperti da allora, sono passati più di 100 anni e non sappiamo ancora quali siano le dimensioni massime che possono raggiungere. Il fatto è che questi calamari sono tra le creature più elusive della Terra. Vivono nelle profondità dell'oceano, dove è difficile raggiungerli. Ogni immersione a una profondità sempre maggiore richiede attrezzature potenti e ingombranti. I batiscafi e le telecamere subacquee sono rumorose e producono luce che i calamari notano da lontano. Per questo fuggono prima che possiamo vederli. È difficile dire se questi enormi calamari fossero grandi come un... Il pesce rosso della Tasmania. Hai mai sognato di dare il 5 a un pesce? Beh, il pesce rosso della Tasmania è il candidato più adatto. Tanto è vero che non nuota come un pesce, cammina. Usa le sue pinne, simili a mani palmate, per spostarsi sul fondale. Questi pesciolini sono molto sensibili alla presenza di SUP e barche. C'è persino chi se li porta via per tenerli poi in acquario a casa. Lasciamoli in pace e salutiamoli. Il calamaro vampiro. Il nome scientifico di questa specie è Vampiroteutis infernalis, ovvero calamaro vampiro infernale. Beh, come minimo questa creatura si diverte a terrorizzare tutti, dato il suo colore rosso scuro, i suoi aculei e l'ancora più spaventosa capacità di rovesciare il suo corpo. Il calamaro vampiro è un tipo molto teatrale, ma in realtà è del tutto innocuo per noi. Un po' come se Dracula si divertisse a spaventarci, ma senza i suoi canini sporgenti. Il calamaro vampiro si nutre dei detriti lasciati da piante e animali nelle acque vicino alla superficie. Non essendo un predatore attivo, questo mollusco ha bisogno di sapersi difendere e il suo look così spaventoso serve a tenere alla larga eventuali predatori.
anche la sua capacità di rovesciarsi è dovuta alla necessità di mettere in mostra gli aculei di cui è dotato internamente. Inoltre rilascia una sostanza incolore ma ricca di sostanze chimiche bioluminescenti che confonde l'aggressore. La focena del Golfo di California. Fare un giro in barca al largo del Messico, che paradiso! Il sole, l'oceano blu e il più raro cetaceo al mondo. Un momento, cosa? Questa focena, piccola e innocua, non si farà comunque vedere facilmente, è incredibilmente timida. Questa focena, detta in spagnolo vaquita, cioè piccola mucca, è uno dei più piccoli cetacei esistenti. Ha delle piccole macchie scure attorno agli occhi come un panda. Vederne una è un evento davvero rarissimo. Sono sull'orlo dell'estinzione e oggi corrono molti pericoli a causa anche delle reti dei pescatori. Si stima ne restino solo una decina in natura. Il drago blu. Questa creatura sembra uscita dritta da un film fantasy. Il suo vero nome è Glaucus atlanticus, ma è detto anche drago blu o angelo blu. L'animaletto è diffuso in quasi tutto il mondo, inclusi gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. È una sorta di mollusco e di solito non supera i 3 cm di lunghezza. Quello che sembra il suo dorso è in realtà il suo coloratissimo addome. L'animaletto nuota sul dorso, così, grazie ai suoi colori, si mimetizza meglio con l'ambiente. Il drago blu non è solo carino, è anche molto intelligente. La sua preda preferita è la medusa Physalia physalis, meglio nota come caravella portoghese. Il drago blu conserva le ventose urticanti della medusa per difendersi, mostrando di saper usare risorse esterne. Quando è minacciato, il piccolo mollusco rilascia le cellule urticanti della medusa, indirizzandole verso il nemico con molta più forza rispetto a ciò di cui era capace la medusa. Data questa sua singolare capacità, il drago blu può essere una minaccia anche per noi. Quindi, se ne vedi uno, non toccarlo. Ammiralo a debita distanza. Il pesce occhio di barile. Hai mai sognato di avere la vista a raggi X come Superman? Beh, osservando uno di questi pesci ti sembrerà di possedere davvero quel superpotere senza nemmeno accorgertene. Il pesce occhio di barile ha la testa trasparente, tanto che è visibile il cervello. Questa magnifica creatura vive a grandi profondità negli abissi più inesplorati, freddi e tenebrosi, e popolati da chissà quante altre creature ancora sconosciute. Laggiù la pressione dell'acqua supera di quasi 1000 volte quella a livello della superficie. Se l'idea di abissi così profondi ti incuriosisce, pur dandoti i brividi, resta con noi, ti faremo scoprire un'altra creatura. Il pesce occhio di barile vive nell'oceano Atlantico, Pacifico e Indiano. Ma se non ho risposto alla domanda, ok, ma perché la sua testa è trasparente? Scusa, rimedio subito. La specie venne scoperta nel 1939 e all'epoca si pensò che i suoi occhi potessero solo restare fissi in avanti, senza che l'animale potesse muoverli. Ma gli scienziati Bruce Robinson e Kim Reisenblicker dell'Istituto Oceanografico di Monterey Bay hanno scoperto di recente che il pesce è invece in grado di spostare gli occhi in verticale, guardando attraverso la pelle trasparente della sua testa e tenendo d'occhio i dintorni. La sua pelle trasparente serve anche a catturare ogni spiraglio di luce disponibile negli abissi. Si pensa che questo pesce si nutra di meduse e altri piccoli pesci. Tuffandosi di notte nell'oceano, è possibile imbattersi, con un po' di fortuna, nei misteriosi corallo morfari, inconfondibili per il loro colore arancione. Ma bisogna fare attenzione, perché in un batter d'occhio il tempo di illuminarli con la torcia saranno già spariti. Il megalodonte. Oggi è lo squalo balena il più grande di tutti gli squali, ma anticamente, nella preistoria, il sovrano assoluto di tutti gli squali e di tutti i mari era il megalodonte. Questi squali giganteschi dominarono gli oceani tanto tempo fa, tra 15,9 e 2,6 milioni di anni fa per l'esattezza, tra il Miocene e il Pliocene. Per quanto estinti da tempo immemore, questi super predatori non cessano di affascinare la nostra fantasia. Il megalodonte poteva raggiungere lunghezze stimate tra i 14 e i 18 metri, con fauci che da sole potevano raggiungere gli 1,8 metri. Gli unici resti fossili trovati finora, i loro denti, raggiungono in certi casi i 18 centimetri. Meglio per noi che si siano estinti, nonostante ci sia chi si illude che qualche esemplare possa esistere ancora oggi chissà dove. Il polpo Dumbo. Questa adorabile creaturina, o spaventosa, a seconda dei gusti, porta il nome scientifico di Grimpoteutis, ma per tutti è noto più semplicemente come polpo Dumbo, dal famosissimo elefantino della Disney.
Sebbene quest'ultimo venisse preso in giro per le sue grandi orecchie, è difficile che il polpo che porta il suo nome rischi di subire la stessa sorte. Anzitutto, sono i polpi che vivono più in profondità, giù nei più misteriosi e spaventosi abissi. La creaturina di per sé è minuscola, lunga appena 20 cm e passa le sue giornate nutrendosi di piccoli molluschi, gasteropodi e qualsiasi tipo di nutrimento gli capiti a tiro. Esistono almeno 17 specie di polpo Dumbo, ciascuna diversa per dimensioni, colore e forma del corpo. Se vuoi conoscere ancora altri strani animali, gioisci! Ora ci tufferemo davvero in abissi quasi del tutto inesplorati da occhi umani. Attenzione dunque, col tempo scopriremo chissà quante altre strane creature marine. L'angelo di mare. Questo mollusco ha un aspetto accattivante, ma in realtà è un vorace predatore. Le sue prede preferite sono altri gasteropodi, che cattura con delle trappole appiccicose, restando in agguato lì vicino. Il gambero tozzo. È un piccolissimo crostaceo, lungo al massimo 1,3 cm. Noto anche come gambero sexy a causa del suo peculiare comportamento. Quando si sente minacciato, porta il sedere all'insù e comincia una vera e propria danza. Non ha paura dell'uomo, tanto da avvicinarglisi. Il granchio del cocco. Questa creatura può far paura, specialmente se la si incontra di notte. Gli adulti possono raggiungere persino i 90 cm di lunghezza. In effetti è il secondo granchio più grande del mondo. Mangia le noci di cocco, ma può anche cacciare lucertole e uccelli. Il pesce beccaccino. Questa creatura dal corpo così lungo e sottile è ancora in gran parte avvolta dal mistero. Può superare i 120 cm di lunghezza e ha almeno 750 ossa nella spina dorsale, più di qualsiasi altro animale al mondo. La penna di mare. Questi animali antichissimi possono superare i 2 metri di lunghezza a seconda delle numerose sottospecie. L'animale somiglia davvero a una penna, con tanto di punta che usa per ancorarsi al fondale. Il verme piatto tappeto persiano. Il nome è più lungo delle reali dimensioni di questa creatura, che di rado superano i 10 cm di lunghezza. È una creatura vermiforme ed ermafrodita, ovvero può assumere caratteristiche sia maschili che femminili e può autoriprodursi per scissione. La lumaca dalla lingua di fenicottero. Si tratta di una lumaca di mare amata dai turisti per la sua conchiglia colorata. In realtà i colori sono solo un tessuto superficiale, il vero guscio al di sotto ha colori piuttosto spenti. Si nutre di coralli velenosi e ne conserva le tossine per difendersi. Sembra una creatura preistorica direttamente dai tempi dei dinosauri. Questa bestia spaventosa si chiama squalo elefante e può crescere fino a 12 metri. Solo negli ultimi 160 anni se ne sono avvistati 3 esemplari. L'ultimo avvistamento risale al 2015 e prima ancora circa 80 anni fa. Questi squali a volte salgono in superficie per mangiare piccoli animali come gamberetti e altri crostacei, quando vogliono farsi una cena di pesce gustosa. Ma quando non c'è abbastanza cibo in superficie, scendono a una profondità di quasi 1000 metri, dove tendono a rimanere per mesi, cosa che i ricercatori hanno scoperto usando i tag satellitari. Tag e il gioco è fatto. Agli squali elefante piace trascorrere il tempo in acque più temperate, ma possono anche migrare per lunghe distanze. Vivono in tutto il mondo, ma nelle calde aree tropicali o subtropicali non si avvicinano alla superficie perché non amano le alte temperature. La medusa criniera di leone non è così rara, ma le sue dimensioni sono davvero affascinanti. È la più grande tra le specie di meduse e l'animale più lungo che ci sia. La sua lunghezza totale può raggiungere i 36 metri, circa 7 metri in più della balenottera azzurra più lunga di cui gli scienziati siano al corrente. Questa medusa ha circa 70-150 tentacoli, che contengono tutti enormi quantità di neurotossine che possono seriamente danneggiarti se ci entri in contatto. Ma gli esseri umani di solito non si imbattono in questo tipo di medusa, perché vive raramente vicino alla costa, preferisce l'oceano aperto. Generalmente, la medusa criniera di leone si trova non oltre i 20 metri sotto la superficie, dove mangia piccoli pesci, zooplancton e altri tipi di meduse. Questa medusa usa i tentacoli per catturare i suoi pasti. Ehi, ci vuoi anche le patatine? La stigio medusa gigantea esce dall'oscurità e dalle profondità del piano batiale dell'oceano con il suo ombrello a forma di cappello da sole, che raggiunge oltre 1 metro di diametro. Questo ombrello trascina 4 tentacoli a forma di nastro, che possono essere lunghi fino a 10 metri. Questa creatura piuttosto rara usa i tentacoli della bocca per catturare sfortunati animali che nuotano senza sapere cosa gli accadrà a breve. La stigio medusa gigantea si spinge nell'acqua con impulsi regolari che partono dalla sua testa arancione.
brilla debolmente e misteriosamente nelle profondità nere come la pece. Vive in tutto il mondo, in tutti gli oceani, ad eccezione dell'Artico. Immagino sia troppo freddo. A causa della sua forma strana, spesso viene chiamata pesce remo, pesce drago o serpente marino. È lungo circa 8 metri, il che lo rende il pesce osseo più lungo che conosciamo, e vive a una profondità di 1000 metri. I pesci remo trascorrono la maggior parte del loro tempo nelle parti scure e profonde dell'oceano aperto, nelle aree tropicali e subtropicali. Non salgono quasi mai in superficie, a meno che, sai, siano invitati. È una creatura d'argento lucente a forma di nastro con una lunga pinna dorsale rossa e pinne pelviche rosse simili a remi. Il suo corpo non ha squame ed è molto sottile. Questo pesce può raggiungere la lunghezza di circa 9 metri e pesare 300 kg. I pesci remo hanno occhi davvero grandi che li aiutano a vedere meglio nel loro ambiente buio e spaventoso. Lo squalo dal collare è sicuramente uno degli animali marini più cool in circolazione. Se lo vedessi da qualche parte, probabilmente penseresti di essere tornato all'era dei dinosauri. Sì, lo squalo dal collare è una creatura preistorica perché le sue origini risalgono a 80 milioni di anni fa. Questo fossile vivente può crescere fino a 2 metri di lunghezza. Il nome l'ha preso dalle sue branchie arricciate. Anche se gli squali dal collare hanno la parola squalo nel nome, nuotano come anguille in un modo decisamente serpentino. La sua bocca è terrificante. Simile alle fauci del grande squalo bianco, ha 300 denti a forma di tridente allineati in 25 file. Ehi, avvicinati un po', eh? I ricercatori hanno scoperto questa creatura nel XIX secolo, ma viene avvistata raramente. E non c'è da stupirsi. Di solito vive a profondità comprese tra i 120 e i 1280 metri. Il più delle volte lo squalo dal collare si nutre di calamari, ingoiandoli interi. Le sue lunghe mandibole gli consentono di spalancare molto la bocca, per ingoiare animali lunghi la metà del suo corpo. Gli squali goblin sono molto rari. I ricercatori ne hanno individuati meno di 50 in più di 120 anni. Ma forse è meglio così, visto che stiamo parlando di uno squalo piuttosto spaventoso, con un muso stretto e denti aguzzi. È in grado di far uscire fuori tutta la mandibola quando vuole catturare qualcosa. Mi ricorda qualcuno. Nascosto nelle profondità oscure dell'oceano, lo squalo goblin vede un piccolo calamaro che gli pare davvero delizioso, quindi gli si avvicina. Quando la povera creatura nota il predatore, cerca di sguisciare via, ma è troppo tardi. Lo squalo ha già spinto la mandibola di 7-8 cm fuori dalla bocca. La sua mandibola è collegata ai lembi di pelle che lo squalo può allungare. Questo lo facilita molto perché lo squalo goblin è un animale pigro, quindi è piuttosto difficile per lui inseguire il suo cibo. Dopo aver terminato il pranzo, lo squalo goblin rimette la mandibola in bocca e nuota via come se nulla fosse. Gli squali goblin vivono principalmente sul fondo dell'oceano. Come molte altre specie di squali, preferiscono nuotare da soli. Ecco una creatura color argento con la pelle molto ruvida, il pesce luna oceanico, lungo in totale 3,3 metri. È chiamato anche mola mola. Il pesce luna oceanico è il più pesante di tutti i pesci ossei in circolazione. La gente a volte lo chiama testa che nuota a causa del suo aspetto bizzarro. Queste creature hanno una forma così strana perché sono nate con una pinna posteriore che non cresce mai. Bensì si ripiega su se stessa mentre l'animale matura e crea un timone arrotondato. Il pesce luna è un po' goffo. Si muove con l'aiuto delle sue possenti pinne che gli permettono di nuotare su un fianco. Questo abitante marino è una creatura solitaria e si nutre principalmente di zooplancton e meduse. Il Wobegong maculato è uno degli squali più rari del mondo. Cresce fino a oltre 3 metri di lunghezza. Potrebbe non sembrarti terrificante come altri suoi parenti squali, ma è abbastanza bravo a catturare animali ignari che nuotano in giro, principalmente durante la notte. Questo animale ha uno spiracolo, motivo per cui può respirare pur rimanendo fermo sul fondo dell'oceano. È immobile per la maggior parte del tempo, motivo per cui lo si nota a malapena. Il suo corpo piatto e le grandi pinne pelviche e pettorali si fondono con il terreno sottomarino. Ecco perché sono così bravi a nascondersi. Questa capacità permette loro anche di proteggersi. Wobegong significa squalo tappeto. Di solito vivono vicino al fondo dell'oceano, nelle barriere coralline, sui fondali sabbiosi e sotto i moli. Questo squalo è persino stato avvistato in acque appena poco profonde da coprire il suo corpo piatto. I pesci blob non hanno denti e ossa, quindi non possono cacciare attivamente. Dal momento che non hanno molta massa muscolare, riescono a malapena a muoversi. Ho avuto una coinquilina così una volta.
prendono la loro energia dagli animali che raccolgono dal fondo del mare e sanno anche come conservarla. Di solito le creature degli abissi fanno così. Non hanno tanto cibo quanto gli animali che nuotano più in superficie, ma sono dotati di speciali meccanismi corporei che consentono loro di risparmiare energia per quando non hanno molto da mangiare. La pressione alle profondità in cui vive il pesce blob è 120 volte superiore a quella in superficie. Ecco perché questa bizzarra creatura sembra una strana massa gelatinosa solo quando la porti in superficie. La pressione qui non è abbastanza forte da tenere insieme il suo corpo. Il pesce prete potrebbe competere con il pesce blob per il titolo di animale più brutto del mare, non credi? Questo pesce ha gli occhi sulla sommità della testa e una bocca rivolta verso l'alto che la creatura usa per nascondersi nella sabbia. È lì che trascorre la maggior parte del suo tempo, con solo gli occhi che sporgono dalla sabbia. Si rilassa così finché non passa qualche animaletto. Il pesce prete può lanciarsi sul bersaglio in modo incredibilmente rapido, ovvero in pochi millisecondi, creando un vuoto nell'acqua che attira granchi, pesci o altri animaletti sfortunati. Un'altra tattica è quella del veleno. Questo pesce ha una spina velenosa nella scapola che gli permette di catturare altri animali e di difendersi dai nemici. Anche se non c'entra nulla con l'anguilla elettrica, il pesce prete può generare una scossa potente fino a 50 volt. Aia! Benvenuti in un'altra battaglia epica. Il primo partecipante entra nel ring è il Megalodonte. Questo squalo visse da 23 a 3 milioni di anni fa e in questo momento detiene il titolo di cacciatore più forte di tutti i tempi. Il secondo combattente è sul ring ed è il Dunkleosteus. Visse da 350 a 380 milioni di anni fa ed era il pesce più grande di quei tempi. Queste creature nuotavano in tutto il mondo e spaventavano tutti con le loro teste corazzate e le possenti mascelle. Il Megalodonte è famoso per essere uno dei migliori cacciatori di sempre. Gli scienziati sono stati in grado di ricostruire le tattiche di caccia di questo antico squalo e hanno scoperto che in qualche modo queste creature sapevano dove si trovavano i punti vulnerabili del loro avversario. Ne colpivano gli organi vitali e li rendevano subito inermi. A volte, questi antichi squali miravano anche alle pinne delle grandi creature marine per immobilizzarle. Così riuscivano a rendere indifesi anche i loro avversari più grandi. Un'altra tattica usata dal Megalodonte era un approccio da ariete. L'enorme squalo si schiantava contro le balene, che quindi non potevano scappare. Insomma, intelletto e strategia erano le abilità più importanti del Megalodonte. A quel tempo, il Megalodonte era lo squalo più grande del mondo, ma negli oceani c'erano creature molto più grandi di loro, tipo le balene, e i megalodonti non sempre avevano il coraggio di cacciarle. Passiamo ora al Dunkleosteus, la cui carta vincente erano le potenti mascelle. Di solito, questo pesce nuotava verso animali più piccoli. Poi, in una frazione di secondo, apriva la sua enorme bocca, ingerendo insieme all'acqua anche il suo futuro pasto. Charlie, quanto tempo! Con la crescita, la forma della sua mascella cambiava. Inizialmente poteva nutrirsi solo di grossi pesci molli, ma crescendo imparava a mordere cose più dure. E più tardi, il Dunkleosteus iniziava a sgranocchiare creature marine con gusci duri, o praticamente qualsiasi animale marino che si trovasse sul suo cammino. Senti il suono del gong? È il momento che i nostri mostri marini si incontrino faccia a faccia. L'incontro si svolge nelle vaste acque dell'oceano. Il megalodonte è il primo a notare il suo avversario. Lo squalo vuole usare il suo attacco ad ariete contro la potente armatura del Dunkleosteus, quindi inizia ad accelerare. Ma il Dunkleosteus lo schiva ed evita la collisione. Mentre il megalodonte si gira, il Dunkleosteus riesce ad afferrare lo squalo per la coda. In una frazione di secondo, le sue potenti mascelle si chiudono sulla pinna dello squalo. Aia! Ma le piastre ossee del pesce sono troppo corte per riuscire a mordere la pelle spessa del megalodonte, che inizia a contorcersi e ad agitare la sua potente coda per sbarazzarsi del nemico. Sembra un rodeo. Il Dunkleosteus riceve un potente schiaffo e rimane sbalordito per un momento. Il megalodonte sfrutta questo momento per voltarsi. Un paio di secondi dopo, l'enorme squalo apre la sua mascella gigante e pone fine al combattimento con un morso. Oh! Quindi oggi il megalodonte dimostra ancora una volta di essere degno del suo titolo di miglior cacciatore del mondo marino. L'antico squalo continua le sue peregrinazioni alla ricerca di un avversario più forte. Rimani con noi.
Signore e signori, benvenuti nella battaglia del secolo. Nell'angolo sinistro c'è il dinosauro più famoso di tutti i tempi, il Tyrannosaurus Rex. Chiamiamola Tyrian, è esistita circa 70 milioni di anni fa ed era una vera regina nell'odierno territorio nordamericano. Nell'angolo destro c'è l'incubo del mare, sempre il megalodonte. Stavolta si chiama Megan. Questa specie si estinse circa 3 milioni di anni fa, ma le leggende su di essa ancora perdurano. È lo squalo più grande che sia mai esistito e ai suoi tempi era un super predatore. Anche se il nostro T-Rex non è il più grande del suo genere, Tyrian rimane comunque uno dei più pericolosi. Ma ora diamo un'occhiata alle dimensioni del suo avversario. Le dimensioni del megalodonte sono ancora una questione controversa. Il fatto è che gli unici resti di questo antico squalo sono denti e vertebre, quindi gli scienziati possono solo ipotizzare quali fossero le sue vere dimensioni. Ma anche volendo considerare dimensioni più modeste, è più grande del T-Rex. Quindi, quanto a dimensioni, il megalodonte non ha lasciato nessuna possibilità al T-Rex. Il primo punto va allo squalo gigante. E quanto ad agilità, Tyrian sembra essere grande e goffa. Tuttavia, il T-Rex aveva un eccellente equilibrio grazie alla sua coda massiccia e poteva girarsi e cambiare direzione molto rapidamente. E guarda che zampe! Sicuramente si allena tutti i giorni. Il megalodonte era sicuramente il miglior predatore del mondo acquatico, non solo per le sue dimensioni e la sua massa, ma anche per la sua intelligenza. Gli scienziati hanno trovato tracce di denti di megalodonte sui resti delle balene. Hanno concluso che Megan mirava i punti più deboli della sua preda e sapeva dove si trovavano gli organi vitali. Altri resti delle vittime del megalodonte avevano molte fratture ossee, il che suggerisce che non si faceva scrupoli a usare il proprio peso come un ariete. Un ariete da 50 tonnellate, che poteva facilmente sfondare muri di cemento. Quindi questo squalo aveva due tecniche principali, ariete e morso letale. Ma l'arsenale dei T-Rex è molto più ampio. Come il megalodonte, aveva il morso più forte della sua specie e usava la mossa ariete. Sebbene pesasse molto meno del megalodonte, Tyrian poteva raggiungere una velocità molto più elevata e il suo impatto era molto più potente di quello di uno squalo. Inoltre, poteva sferzare colpi con la coda. E le sue zampe avevano una forza tremenda che poteva bloccare la vittima. Senza dubbio, l'arsenale del T-Rex è molto più vario, quindi questo punto se lo prende il dinosauro. Il premio simpatia del pubblico. Il T-Rex è senza dubbio il dinosauro più famoso di tutti i tempi. È apparso in film, serie TV, cartoni animati, videogiochi, i miei peggiori incubi e persino su francobolli e meme. E il suo scheletro nell'American Museum of Natural History è il più riconoscibile al mondo. Ma ci sono anche molte leggende al riguardo. Ad esempio, l'idea che vedesse solo gli oggetti in movimento. In un famoso film, gli eroi sfuggivano a un T-Rex semplicemente rimanendo immobili. Bene, prima di tutto, un dinosauro avrebbe potuto sentirne l'odore. In secondo luogo, il T-Rex aveva una vista eccellente, 13 volte più nitida di quella degli esseri umani. Il megalodonte, invece, ha la reputazione di un vero diavolo. C'è una scena in cui un megalodonte distrugge un peschereccio, che è ancora una delle più famose e che fa paura agli spettatori di tutto il mondo. Ma dato che ci sono rimasti pochissimi resti, possiamo solo immaginare come fosse davvero. Certo, su Instagram il T-Rex sarebbe molto popolare. Questo punto lo vince il T-Rex. Il gong suona, il che significa che è ora di iniziare il combattimento. Questi due predatori si incontrano sulla costa del Nord America. I megalodonti vivevano principalmente in acque profonde, ma a volte cacciavano vicino alle spiagge. Anche il T-Rex era in questa zona, e ora questi due predatori si sono trovati faccia a faccia. In acque poco profonde, il megalodonte diventa ancora più lento e il T-Rex riesce ad evitare facilmente il suo morso. Ma è difficile attaccare lo squalo perché le sue dimensioni non consentono di immergersi sott'acqua. Il T-Rex decide di ritirarsi in acque ancora più basse. Megan, il megalodonte, cade, cercando di mordere il dinosauro, e lo sperona con tutto il suo peso di 50 tonnellate. Il T-Rex perde l'equilibrio e cade. Ora niente può più aiutarlo. Oh oh! Il megalodonte dimostra ancora una volta di essere il predatore definitivo e di poter